Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di economia e di banche perché Carichieti, l'istituto di credito teatino, è entrato a far parte del decreto salva banche emanato ieri dal governo con un consiglio dei ministri urgente. Carichieti fa parte di questo decreto assieme a Cariferrara, Banca Marche e Banco dell'Etruria, dunque salvo l'istituto di credito teatino. L'intervento complessivo sarà realizzato con capitale privato e messo a disposizione dal sistema bancario ed è di 3,6 miliardi di euro. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. La banca Carichieti è salva. Dal Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza ieri sera a borse chiuse è arrivato il tanto atteso sospiro di sollievo soprattutto per correntisti e obbligazionisti dell'istituto di credito teatino. Carichieti entra quindi a far parte del provvedimento salva banche del governo che prevede la creazione di una cosiddetta bridge bank, una banca ponte nella quale trasferire temporaneamente le parti buone della banca sotto il controllo di un fondo di risoluzione costituito da capitale privato con 3,6 miliardi di euro messi a disposizione da altri istituti di credito. Accanto a questa banca ponte sarà creata una bad bank nella quale scaricare tutte le sofferenze dell'istituto di credito, dunque niente supporto pubblico per evitare una bocciatura da parte di Bruxelles contraria agli aiuti di Stato. Ma quel che conta di più è che sia stato evitato il cosiddetto bail-in, cioè che correntisti e risparmiatori della banca fossero costretti a partecipare al salvataggio attraverso il loro capitale. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche a Cariferrara, Banca Marche e Banca Etruria. Le nuove banche saranno messe sul mercato attraverso un'asta indetta da Banca Italia. Avranno CDA snelli, solo tre componenti ed un unico presidente, Roberto Nicastro, ex direttore generale di Unicredit, e per Carichieti il nuovo amministratore delegato sarà invece Salvatore Immordino, ex commissario straordinario. E dunque iniziata oggi la fase 2, la nuova fase della Carichieti, sono stati convocati anche d'urgenza i sindacati questa mattina, allora andiamo a sentire questa intervista. Trivelli, oggi riunione importante qui in CGIL, tutte le sigle sindacali convocate per affrontare la questione Carichieti perché da oggi inizia un nuovo giorno per la banca teatina. Di cosa si tratta? Inizia in pratica il post commissariamento. Sì, ci hanno convocato ieri d'urgenza per effetto di un decreto del governo e per effetto anche di una declaratoria della Banca d'Italia per dare disposizioni di questa novità. Da oggi, da questa mattina, è nata la nuova Banca Carichieti che sostituirà la vecchia e nello stesso tempo questa nuova banca sarà più leggera perché non avrà più i crediti ammalorati e quindi avrà possibilità di operare nei termini previsti dalla legge. Cosa cambierà per i dipendenti e anche per i correntisti? La cosa che possiamo dire è che tutte le lavoratrici e i lavoratori manterranno i loro posti di lavoro. Non ci sono esuberi quindi? Diciamo che gli esuberi continueranno a esistere perché noi abbiamo una procedura in essere, però avremo la possibilità di risolvere in modo non così violento, siamo convinti che riusciremo a trovare le soluzioni. Mentre cambieranno in alcune situazioni quanto potrebbe accadere non tanto ai correntisti o ai depositanti, benché ad alcune tipologie di risparmiatori, questo qualcosa potrebbe cambiare. E restiamo ancora a parlare in qualche maniera di banche perché questa mattina a Teramo, a Palazzo Melatino, è stata presentata la nuova presidente della Fondazione Tercas, si tratta di Enrica Salvatore, il servizio di Elisa Leuzzo. Come da pronostici, il nuovo presidente della Fondazione Tercas è Enrica Salvatore. Il voto del Consiglio è stato unanime. Si chiude dunque l'era Nuzzo e la Fondazione, malgrado il crack del gruppo Tercas, che è costato oltre 70 milioni di euro, può ancora contare su 100 milioni di patrimonializzazione e non solo, così come annunciato dalla neopresidente. Il patrimonio della Fondazione torna a crescere, c'è stata una politica per la tutela del patrimonio sicuramente, dopo
dopo le situazioni Tercas che ben conosciamo, ma questo non ha consentito però di rivedere una serie di situazioni e quindi di tutelare il patrimonio, di procedere a una tutela del patrimonio. Che vuol dire questo? Che in realtà sono stati scelti tutti quegli strumenti che consentivano di avere una redditività tale da poter sostenere le spese di funzionamento dell'ente e di ottenere una congrua somma per le erogazioni. Va ribadito una cosa molto importante, torna a cachè, in che senso? Che quest'anno, già nel 2014, la Fondazione ha effettuato accantonamenti, il che vuol dire che ha, poiché come dicevo prima è importante che la Fondazione sia nel tempo, gli accantonamenti consentiranno la crescita, l'aumento del capitale e quindi del patrimonio da gestire. La mission della Fondazione, nonostante il rinnovamento degli organi, permarrà e anzi verrà accentuata, quella della vicinanza al territorio, quindi conoscenza di quelle che sono le esigenze del territorio e collaborazione con gli enti. Un obiettivo questo sicuramente ambizioso ma necessario in un momento storico come questo in cui la città evidenzia delle reali necessità. C'è un nuovo corso di tutte le fondazioni, le 88 fondazioni bancarie italiane in realtà si stanno rinnovando grazie all'introduzione e allo studio e poi all'applicazione di due documenti molto importanti, da una parte la carta delle fondazioni e dall'altra il protocollo che è stato firmato a marzo 2015 con il MEF. Il rinnovamento chiaramente comporta, oltre al rinnovamento delle governance che si è avuto un po' in tutta Italia, comporta anche una tutela del patrimonio molto importante e poi una particolare cura di quelle che sono le attività istituzionali. Restiamo ancora a Teramo, ma adesso ci occupiamo di cronaca perché c'è stata un'importante operazione antidroga condotta dai carabinieri del reparto operativo provinciale nel fine settimana lungo la costa adriatica. Sono 3 le persone arrestate e oltre 16 i chili di droga sequestrata. Vediamo. Oltre 15 kg di hashish suddivisa in 15 confezioni da 1 kg contenenti 10 panetti ciascuno, 1,5 kg di marijuana per un valore sul mercato di oltre 60.000 euro. 3 le persone arrestate, 2 di etnia rom con piccoli precedenti penali e un italiano, un commerciante di Martinsicuro incensurato. Questi i numeri di una importante operazione antidroga portata a termine nel weekend dai carabinieri tra Alba Adriatica e Martinsicuro. Sono di fatto 3 incensurati perché i 2 cittadini italiani di etnia rom hanno piccolissimi precedenti penali di reati contro il patrimonio e invece il commerciante di Martinsicuro è completamente incensurato. E questa è una cosa insomma, che ci ha un pochettino sorpreso perché il servizio andava avanti da circa 1,5 mesi, era un paio di settimane che attenzionavamo questi personaggi con i vecchi metodi investigativi, cioè senza intercettazioni, e quando abbiamo notato una macchina depositare all'interno di un'abitazione di questo incensurato, questo commerciante di Martinsicuro, della sostanza che sembrava stupefacente. L'immediata perquisizione all'interno dell'abitazione ci ha permesso di rinvenire 11 kg e 700 grammi di hashish e successivamente di metterci alla ricerca di quelli che erano coloro i quali avevano portato questa sostanza, che poi sono stati individuati in 2 cittadini italiani di etnia rom, localizzati, arrestati e a seguito della perquisizione a casa loro trovati altri circa 3 kg di sostanza stupefacente, parte hashish e parte marijuana. Il commerciante che ruolo aveva? Il commerciante di fatto aveva un ruolo di semplice deposito della sostanza stupefacente, forse avevano avuto, presumo, contezza del fatto che c'erano dei movimenti di forze di polizia sul territorio e quindi volevano mantenere in stand-by la droga prima di commercializzarla. Indagini ancora in corso, potrebbero esserci altre persone coinvolte? Questo lo stiamo accertando, diciamo che quello che ci interessava in questo momento storico è stroncare sul nascere la situazione, è conclusa sotto questo aspetto, cioè il cerchio è stato chiuso, è chiaro che se dovessero emergere ulteriori investigazioni immediatamente ci metteremo alla ricerca di chi sono gli autori dei reati. Sequestrati inoltre 1.500 euro in contanti.
E restiamo ancora alla cronaca. Viso coperto e pistola in pugno, un uomo ha compiuto nella notte una rapina nel punto SNAI di Via delle Croci a Vasto. In quel momento, fortunatamente, nel locale non c'era nessuno a parte due dipendenti impegnati nelle operazioni di chiusura delle casse. Il rapinatore si è fatto consegnare tutto l'incasso, circa 15.000 euro, secondo una prima stima. E ancora due arresti per aggressione con una rapina di un tassista il 29 gennaio scorso in via Salara Vecchia nel quartiere Rancitelli di Pescara da parte di falsi clienti. Sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Maria Michela Di Fine. In carcere Andrea Sborgia, 40 anni, e Massimo Rendine, 41, entrambi pescaresi. L'ipotesi di e rapina aggravata, lesioni ed uso fraudolento di carta di credito. Andiamo avanti adesso e cambiamo pagina. Oltre 10 milioni per lo sviluppo imprenditoriale delle aree interne. L'annuncio è arrivato questa mattina ad opera del vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli. Vediamo. 10 milioni di euro per lo sviluppo imprenditoriale delle aree interne. L'annuncio questa mattina da parte del vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, che ha sottolineato l'importante iniezione di fondi per quelle aziende che investiranno in particolari settori, comparti e zone delle quattro province abruzzesi. I contratti di sviluppo sono tipicamente iniziative per aziende che debbono consolidarsi o crescere. E in questo caso noi firmiamo oggi qui quattro contratti di sviluppo per le aree di crisi, sono quattro aziende, un investimento complessivo di 10 milioni di euro, di cui la gran parte sono soldi privati, i soldi pubblici, diciamo, servono a innescare e a contribuire all'investimento privato. Sono quattro belle aziende medie che fanno attività molto interessanti e adesso però la cosa vera è che noi finalmente in questo ultimo periodo, io ci ho molto lavorato, insomma abbiamo sbloccato vecchi contratti di sviluppo che erano incagliati da molto tempo, quelli cofinanziati dalla regione, adesso approviamo questi e poi abbiamo aperto nuove attività. Stiamo sempre parlando di programmazione 7-13, noi alla fine valuteremo che risultati otteniamo da questa, anche in termini occupazionali certo. In questo caso invece, in questo caso specifico, sono investimenti per 1 milione di euro minimo. Negli altri casi, quelli dei nuovi contratti di sviluppo che abbiamo attivato, sono per 1,5 milioni circa. Cioè è il modo per intervenire oggi in maniera specifica quando c'è un certo, sia pure timido, segnale di ripresa e le aziende che vogliono investire, è il momento di aiutarle, di concentrare risorse mentre ci continuiamo a occupare delle tante aziende in crisi purtroppo. Contemporaneamente dobbiamo fare tutto quello che è possibile per aiutare le aziende che invece hanno programmi di investimento, vogliono investire, e questo è il momento di farlo. Cambiamo argomento e ci occupiamo di ambiente perché Confcommercio e Forum Abruzzese dell'Acqua lanciano l'allarme e l'emergenza depuratori. Ovviamente in primo piano c'è l'inquinamento dei fiumi e del mare. Dunque andiamo a vedere. Emergenza depuratori in Abruzzo. Il grido d'allarme è stato lanciato questa mattina da Confcommercio e Forum Abruzzese dell'Acqua, che hanno riferito di scarichi con valori inimmaginabili, chiedendo ora interventi radicali ed urgenti. La Regione Verde, una regione che in queste condizioni puzza, va immediatamente aiutata. Bisogna rimettere a posto l'acqua della nostra regione, i fiumi, il mare, perché non è solo il turismo, non sono le attività economiche. Pensate all'agricoltura, come si irrigua. Allora, questo è il dramma dei drammi, l'urgenza dell'urgenza. Allora la regione bloccasse tutto, fermasse tutto e facesse un piano Marshall. Vedete, hanno chiesto, l'ha fatto anche prima l'amministrazione Chiodi, ma lo sta facendo anche l'amministrazione D'Alfonso, una proroga del piano fiumi, una proroga se è un mese, due mesi, sei mesi, un anno, no, 2027, quindi non lo volete fare. Loredana Di Paola, esiste un'emergenza depuratori in Abruzzo anche alla luce degli ultimi dati? I dati sono sconvolgenti, i parametri presi sono l'Escherichia coli, che è un agente patogeno che indica l'inquinamento fecale, e la salmonella. La salmonella per esempio non viene cercata nelle province di Pescara e Chieti, e questa è una cosa inspiegabile perché comunque la stiamo trovando appunto nelle vongole e comunque la presenza è stata denunciata anche nelle acque irrigue.
E per quanto riguarda le Escherichia coli, ci sono ben 91 depuratori che superano il milione di unità di Escherichia coli a fronte del dato di 5.000 limite consigliato. Noi chiediamo alla politica di appunto istituire uno stato di emergenza e di prevedere dei finanziamenti immediati per iniziare a risolvere questa situazione. Chiediamo anche di partecipare, chiediamo trasparenza e partecipazione ai futuri appalti e alle future progettazioni poste in essere. Ed ora parliamo di trasporti e torniamo ad interessarci della TUA, la società unica del trasporto regionale da poco costituita. Sindacati ancora una volta sul piede di guerra, dicono sono a rischio gli stipendi dei lavoratori, circa 1.600, perché manca la liquidità nelle casse. Sentiamo. Rolandi, si parla di stipendi, siamo vicini al Natale e non ci sarebbero i soldi, così si dice, per pagare gli stipendi dei dipendenti della società TUA. Corrisponde al vero questa indiscrezione? Sì, assolutamente è vero, anzi la situazione è ancora più drammatica perché oltre ai 1.600 dipendenti dell'azienda unica ci sono i tanti dipendenti dell'indotto, ci sono i dipendenti delle società partecipate quali ad esempio Cerella che già da 10 giorni non stanno percependo lo stipendio. È assolutamente vero e ci fa davvero tanta rabbia una notizia del genere se pensiamo che appena 10 giorni fa abbiamo sottoscritto con la regione, con l'azienda unica di trasporto, un accordo regionale importante che ha previsto peraltro anche sacrifici in termini di maggiore produttività del personale, ma anche sacrifici economici, soprattutto per quelli che hanno redditi più alti. E quindi a distanza di 10 giorni venire a sapere che ci sono problemi di liquidità per poter pagare gli stipendi ci fa davvero rabbia, come dicevo. Problemi di liquidità che potrebbero nascondere altri problemi o è solo una questione proprio contabile del momento? Se è un problema, come sostiene qualche consigliere regionale, un problema imputabile al governo nazionale che non avrebbe in qualche modo trasferito le risorse alle regioni, quindi non soltanto all'Abruzzo. Dicevo, questo è un problema che ci interessa relativamente. A questo punto il governatore D'Alfonso ha soltanto una cosa da fare, attivarsi immediatamente verso il governo nazionale e pretendere che queste risorse arrivino immediatamente a destinazione, assicurando gli stipendi a tutti i dipendenti della società unica di trasporto. Voltiamo pagina e ci occupiamo di fisco ed evasione fiscale perché il Comune dell'Aquila ha aderito ad un protocollo d'intesa con Guardia di Finanza, ANCI e Agenzia delle Entrate per ovviamente combattere l'evasione fiscale, un protocollo che se applicato in maniera corretta ed efficiente potrebbe portare dei benefici alle casse del Comune. Daniela Rosone. Contro l'evasione fiscale il Comune dell'Aquila aderisce al protocollo dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'ANCI. Si tratta di un protocollo per lo sviluppo della partecipazione dei comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali. Con l'adesione del capoluogo di regione sono ad oggi 31 i municipi abruzzesi che hanno aderito all'accordo di collaborazione che prevede, in caso di buon esito delle segnalazioni da loro fornite a fini dell'accertamento, il riconoscimento agli stessi di una quota pari al 55% dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo. La riduzione, sempre più incisiva dei trasferimenti dello Stato e delle regioni, dichiara il sindaco Cialente, impone ai comuni di fare conti con la capacità di governo del proprio territorio fiscale. È nel proprio territorio, infatti, che vanno recuperate le risorse necessarie per offrire da un lato servizi più efficienti e ridurre dall'altro la pressione dei tributi locali. E uno dei principali strumenti per farlo è proprio il recupero dell'evasione. Il tratto fondamentale di una lotta all'evasione così organizzata è che i vantaggi che ne derivano ricadono direttamente nelle tasche dei cittadini aquilani, che con il recupero delle somme evase possono beneficiare di riduzione delle aliquote dei tributi locali o di ammodernamenti di infrastrutture, manutenzione di strade o giardini pubblici e altri servizi ancora. L'occhio vigile dei comuni, dichiara il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Federico Monaco, consentirà di effettuare indagini in grado di scovare fenomeni evasivi alcune volte non facilmente individuabili dalle strutture dell'agenzia, sfruttando il maggiore vantaggio derivante dalla diretta conoscenza del territorio. Non si tratta di fare la spia, ma di captare e segnalare alle entrate o alla Guardia di Finanza elementi asintomatici e indizi significativi di infedeltà fiscale, collaborando così facendo al raggiungimento di una maggiore equità sociale, il tutto con vantaggi per le casse delle amministrazioni comunali.
Ed ora andiamo all'interno della casa circondariale di Teramo, dove questa mattina è stata inaugurata la sezione a trattamento avanzato femminile per la cura della genitorialità con annesso il nido. La casa circondariale di Teramo ha inaugurato questa mattina la sezione a trattamento avanzato femminile per la cura della genitorialità e nido. Nel centro sud è la seconda struttura esistente. Avevamo a disposizione questa caserma per ex vigilatrici, ora polizia penitenziaria femminile, e logicamente, considerato che gli spazi vitali in un carcere sono essenziali per restituire la dignità alle persone recluse, ci siamo comportati come piccoli imprenditori, diciamo, che in questa nostra realtà territoriale e locale penitenziaria abbiamo cercato di sinergicamente far confluire tutti i nostri sforzi, tutto il nostro impegno, la nostra abnegazione verso un obiettivo comune, che è quello di realizzare una struttura a tutela dei diritti primari del minore e del genitore come diritto al recupero di un ruolo che è quello della genitorialità, che si è affievolito a causa della detenzione. Attualmente di mamme con prole al seguito inferiore a 3 anni ce ne sono 2 in questo preciso momento. Jessica è una delle 2 mamme che avranno questa opportunità. Quanto è importante per voi? È importantissimo, è accogliente, anche lì giù sotto è importantissimo. Finora come hai vissuto con tuo figlio? Bene, non posso lamentarmi, bene. Questo luogo che oggi viene inaugurato, come verrà vissuto da voi? Il doppio meglio, perché non sembra un carcere, sembra una casa. Quindi per la vista dei bambini è un'altra cosa. Il mio figlio è un po' grandino, capisce cosa vuol dire ormai le sbarre. Non è facile guardarlo. Quindi che hanno aperto questa struttura è una cosa stupenda. Quanti anni ha? 1 anno e 10 mesi. Da 1 anno e 4 mesi che sto qua dentro con il mio figlio. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara, che riprende la preparazione in vista dell'anticipo del Manuzzi di venerdì prossimo alle ore 21 contro il Cesena. Il tecnico Oddo potrebbe confermare la formazione già vista 3 giorni fa. Intanto la Padula Caprari è la coppia più prolifica della Serie B. Venerdì contro l'Avellino il protagonista è stato Gianluca Caprari, autore di uno splendido gol che ha blindato la vittoria contro gli Irpini. Ascoltiamolo nell'intervista di Enrico Rocchi. Caprari, che gol stasera? No, è stato un bel gol, sono contento perché in allenamento ci provo sempre, ci riesco e in partita non ci riuscivo mai. Sono contento che stasera ci sono riuscito, ma importante era la vittoria della squadra e dare continuità a quello che abbiamo fatto a Como. Ecco. Lavoro, magari l'atteggiamento, ma anche io penso che molto ha influito la posizione che adesso ho, cioè in avanti, che riesco a sfruttare tutte le mie qualità. Ecco. Ecco, con Benalì certo si paga un po' in fisicità, ma questa squadra non dà punti di riferimento alle difese avversarie. No, magari forse in altezza, come hai detto tu, non siamo grossi, però c'è Gianluca Lapadura che comunque di testa le prende tutte, ecco, però poi quando arriva la palla sui piedi giochiamo bene. E a livello di gruppo siamo uniti, compatti, forse è mancato negli ultimi anni, ecco, quindi dobbiamo continuare così. Quindi sta trascinando anche il pubblico che è tornato vicino anche a Caprari. Sì, sono contento personalmente, ma ecco, il pubblico che viene qui a Pescara, mi ricordo i tempi di Zeman, era eccezionale, quindi speriamo di portarlo sempre tutto allo stadio. Restiamo in Serie B, ma adesso parliamo della Virtus Lanciano. Le prestazioni ci sono, mancano le vittorie. Questo è il commento del tecnico della Virtus, Roberto D'Aversa, rammaricato per il pari in rimonta subito sabato scorso a Chiavari contro la Virtus Entella. Ascoltiamolo. Per come si era messa la partita c'è rammarico e rabbia per non aver portato a casa 3 punti che erano importanti e credo che per quello che si è visto oggi l'avrebbero anche meritato. E l'abitudine sul sintetico è diversa, sì, nel senso che lì dove non si è più abituati si può fare un po' più di fatica, perché comunque la palla viaggia un po' più veloce e anche come
proprio come pavimentazione non è la stessa cosa, però penso che la difficoltà fisica della fine, perché comunque abbiamo consumato tanto e il campo incide fino a un certo punto, magari più sulla velocità di passaggio, sullo stop, sui rimbalzi, ma sotto l'aspetto fisico credo ben poco abbia influenzato su questo aspetto. E bisogna fare una serie di risultati consecutivi, possibilmente incanalando qualche vittoria, perché comunque il pareggio si muove la classifica, però ti fa recuperare poco, e lì invece dove i punti iniziano a diventare quelli di una vittoria possono far sì che ci tiri fuori da questa situazione. Però io penso che il cammino sotto l'aspetto del risultato magari stiamo avendo delle difficoltà, ma sotto l'aspetto delle prestazioni stiamo sempre facendo ottime gare, quindi ci conforta questo. E è chiaro che ci vuole un po' più di malizia, perché una partita come quella di oggi bisogna portare a casa, e lì dove concedetemi, abbiamo ancora rivisto l'immagine sul rigore, se c'era o non c'era, comunque un po' più di malizia da parte nostra ci deve essere, perché comunque Caputo lo andrà a cercare, ripeto, non so se c'era o non c'era, a differenza dove magari noi siamo troppo belli, troppo sinceri, perché nella partita contro il Crotone in casa, su due circostanze, siamo rimasti in piedi e non abbiamo cercato il rigore, come è stato bravo Caputo oggi a cercarlo. Scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. La sconfitta al fotofinish patita a Rimini ha lasciato l'amaro in bocca alla formazione biancorossa, che domenica prossima riceverà il Siena in una partita davvero delicata. Tornerà a disposizione il difensore Altobello, Vivarini proverà a recuperare anche il capitano Speranza per riformare insomma la difesa titolare. Intanto la delusione per l'attuale momento che sta attraversando il Teramo è condensata nelle parole del difensore Nebil Kaidi. Fine partita siete andati sotto la curva a salutare i tifosi che si aspettavano un risultato diverso. No, mi dispiace tanto per la gente, perché merita altri tipi di risultati, ma come penso che lo meritiamo anche noi. E quindi mi dispiace veramente per i tifosi, spero già da domenica che possiamo fare un'ottima prestazione per ripagare il loro affetto, perché sono straordinari. Ecco. In settimana il presidente aveva chiesto una vittoria a Rimini, è arrivata questa sconfitta, ora probabilmente troverete in settimana il presidente un po' arrabbiato. Non lo so, ma come avevo già detto in settimana, il presidente è ambizioso come siamo noi, è dispiaciuto lui come siamo dispiaciuti noi, e quindi non ci rimane altro che lavorare a testa bassa, noi solo quello possiamo fare. Molti si chiedono cosa sta accadendo a questo Teramo, squadra che per diversi undicesimi è quella che l'anno scorso ha vinto il campionato, però quest'anno state incontrando delle difficoltà. Sì, stiamo incontrando delle difficoltà e probabilmente abbiamo attraversato dei periodi difficili durante questa inizio di stagione, perché abbiamo passato un'estate veramente dura. E il presidente ha parlato anche di appagamento forse di qualche giocatore. Non lo so se qualche giocatore ha pagato, a me non mi sembra, perché io i ragazzi li conosco, vedo come si allenano e quindi posso garantire che sono ragazzi che danno l'anima per il Teramo. Infatti oggi nello spogliatoio c'è un'area di veramente, veramente triste, che spero che da martedì cambia, perché non serve a niente abbattersi e bisogna essere più positivi possibili per affrontare il Siena, perché purtroppo il passato è andato. Serie D adesso, il Giulianova ha un nuovo presidente, si tratta di Vincenzo Serraiocco, l'annuncio è arrivato ieri subito dopo l'importantissima vittoria in rimonta dei giallorossi contro il Castelfidardo. Il Giulianova così risucchia all'ultimo posto Ami Ternina e Vispesaro, il servizio di Jacopo Forcella. La terza vittoria stagionale del Giulianova arriva proprio nel giorno in cui Vincenzo Serraiocco diventa ufficialmente il nuovo presidente del sodalizio giallorosso. Un mercato scoppiettante quello che promette il neo numero uno, ma intanto chi c'è gli regala una vittoria sofferta in rimonta, ma assolutamente meritata. Il Castelfidardo, avversario scorbutico, parte forte. Dopo nemmeno due minuti Capparuccia si ritrova sul sinistro un pallone vagante in area di rigore sugli sviluppi del corner di Trillini, ma è provvidenziale Ursini ad abbassare la Saracinese
fresca sulla sua conclusione. Il Giulianova, l'occasione più nitida per sbloccare la partita, l'avrebbe subito. Capparuccia fosse in area di Stefano al settimo, Morricone assegna il penalty ai padroni di casa, ma Giampaolo dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Chiodini. Pallone lento e centrale, l'ex estremo difensore del Lanciano chiude la porta. I marchigiani sui calci piazzati sono pericolosi. Castellana al 18esimo prende il tempo a tutti, ma non inquadra lo specchio di Ursini. Poi poco altro, almeno per la prima frazione, fatto salvo il destro a giro di Giampaolo al minuto 42, col numero 10 che ha il tempo di prendere la mira, senza però centrare il bersaglio grosso. La ripresa è di tutt'altro tenore, due minuti e Silvestri manca un'occasione colossale davanti a Chiodini, che salva col piede e di fatto spalanca la via per il vantaggio ospite che arriva al 51esimo. Ursini fa quello che può sul tiro di Trillini e Minella, dubbia la sua posizione, deposita in rete il pallone del vantaggio marchigiano. La mazzata è forte, ma Giulianova dimostra di saper reagire, con Di Stefano che dopo 60 secondi si vede chiudere la strada, ancora da Chiodini. Sembra girare tutto storto, ma il jolly Francesco Giorgini lo pesca dalla panchina al 63esimo, fuori Emili, dentro Mastrilli, che ci mette 4 minuti a trovare il gol del pari. Il merito è quasi tutto di Giampaolo, che si porta dietro mezza difesa biancoverde e arma sul secondo palo il piede proprio di Mastrilli, che batte Chiodini. A questo punto il Giulianova ci crede. Di Federico sul lato opposto manca una buona occasione col sinistro prima del gol giallo-rosso del sorpasso, che arriva al 9 dal 90esimo grazie alla percussione proprio di Giampaolo in area di rigore. Il diagonale è imparabile e Giulianova mette finalmente e meritatamente il naso avanti. Il Castelfidardo non ne ha più, i giallorossi proteggono il risultato anche a dispetto dell'ultima opportunità, la conclusione del neoentrato Donzelli neutralizzata da Ursini, e così il triplice fischio di Morricone sa di liberazione. Dopo Materi che Iesina, un'altra marchigiana esce con le ossa rotte dal Fadini, una vittoria con un posto inatteso. Serraiocco ufficializza la sua nuova carica, promette un mercato super per tentare di salvare la società e una piazza affamata di calcio. E adesso andiamo a vedere il pareggio per 2-2 nel derby tra Amiternina e Chieti. Una Amiternina tutto cuori grinta impatta 2-2 contro il Chieti. Probabilmente la giovane formazione scoppitana di mister Angelone meritava qualcosa di più del pareggio. I padroni di casa hanno cercato in tutti i modi di riscattare la sconfitta subita in casa della Iesina nel turno precedente, mentre il Chieti è sembrato impacciato e molto lezioso. Per la cronaca, l'Amiternina trova subito la via della rete al terzo minuto. Petrone ruba palla a Massimo, avanza e dai 25 metri trafigge in diagonale il portiere di Uff. All'ottavo è ancora l'Amiternina che si rende pericolosa. Domenico Di Alessandro soffia la sfera a Diop, ma il suo destro in diagonale sfiora l'incrocio. All'undicesimo il Chieti pareggia grazie a Di Nardo, che serve in profondità per Varone, incertezza difensiva degli aquilani e diagonale rasoterra che finisce lentamente in rete. Al 25esimo l'Amiternina potrebbe raddoppiare con il colpo di testa di Turbidone, ma è bravo a respingere il portiere neroverde. Nella ripresa il Chieti torna in campo con un altro piglio e così al secondo minuto è già pericoloso. Cross in area di Del Grosso, Varone calcia al lato. L'Amiternina però al 14esimo mette in ansia la retroguardia ospite. Slalom di Marco Tullio sulla destra, palla rasoterra a centro area, ma De Matteis non trova la sfera. Il Chieti raddoppia al 22esimo, traversone di Di Nardo dopo la respinta di Schina sul tiro di Varone per il colpo di testa vincente di Dos Santos. L'Amiternina non si dà per vinta e al 36esimo conquista un rigore per il fallo di mano di Sbardella sul cross di Schiphol. Dal dischetto va Torbidone, il portiere respinge sulla testa di De Matteis che segna. Infine al 38esimo miracolo di Diouf su conclusione di D'Alessandris. E con il servizio di Daniela Fasanella si chiude la prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, tra poco invece alle 14:45 il TG6 L'Aquila. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.